Personale mi piace da morire. Mi pare di capire che piace innanzitutto i colleghi, mi pare di capire. Piace soprattutto anche ai clienti, piace la novità che il coronavirus, non tutte le cose vengono male, il coronavirus ha detto viene toccato la merce. Come noti, tutti ci siamo attrezzati, la merce non si tocca più. Cosa vuol dire? Che tu cliente che arriva alle 8 del mattino e compri quello, il cliente che arriva alle 11 e mezza compra sempre quello, cioè meno più bello, più pulito. Cioè, secondo me la vittoria di questo coronavirus è stato questo. Il primo impatto è stato positivo perché era la novità e quindi è andata bene, nel senso i primi due o tre mercati. Oggi bisogna valutare nel giro di un paio di mesi, diciamo. Però essendo un mercato tanto lungo, la gente ha cominciato a lavorare e quindi non ha tutta non ha tutto quel tempo per poter andare su tutto il mercato. E secondo me questa disposizione momentaneamente può anche andare bene perché capiamo la situazione. Però lei capisce che io per esempio laggiù ho 14 metri di banco, qua me ne è andato 8 come io tanti altri, quindi ho dovuto ridurre, stretto, non sono al mio posto, è logico che ho avuto una perdita. Però in questa situazione ci può anche stare. Speriamo che questa cosa si risolva velocemente da ritornare a tutti i nostri posti. L'amministrazione ci ha garantito che finita questa situazione poi si vedrà, poi ci sarà quello che è anche contento, però al limite si farà un sondaggio, però io penso che il 90% siano d'accordo di ritornare al loro posto, ovviamente nelle metrature in cui hanno a disposizione, e quindi la cosa uno lavora anche meglio. Il mercato porta gente anche via Roma, Io penso che siano anche contenti i negozi fissi che il mercato ritorni laggiù. Stavano tutti un po' chiedendo quando, secondo, se c'erano delle previsioni di tornare ai posteggi originali. Quindi sembra che una buona parte abbia, diciamo, un po' premura di tornare al suo posteggio originale. Non si capisce bene come saranno le direttive regionali, adesso bisognerà capirlo quando scade questa ordinanza di Cirio, che scade il 14, il 16, non ricordo più, e vedere se ci saranno si allargheranno un po' le maglie, vedremo un po' se non ci saranno più queste restrizioni, perché io ho fatto già delle domande, perché se in un ristorante si può stare un metro, vorrei qualcuno mi spiegasse perché noi dobbiamo averne 3-4, e che siamo all'aperto oltretutto, poi qua dobbiamo... Ma la sistemazione non è che non funzioni, in realtà funziona, però vedo che tutti vorrebbero tornare al suo posto, c'è tutti, una buona parte. Infatti abbiamo una mezza intenzione di fare poi un sondaggio per capire quali possono essere le intenzioni, ma la previsione è che diciamo l'80% almeno voglia tornare nel suo posto originale in via Roma. Meno persone forse no. E che essendo così diluito forse non tutti percorrono tutto il mercato, mentre prima via Roma magari era un pochettino più agevole da fare. Cioè noi vediamo che chi va dalla frutta e verdura di là non tutti arrivano fin qua, soprattutto la clientela anziana.